Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Playing with Android. Oggi vi presento lo Xiaomi Mi 4. Partiamo con farvi vedere la confezione dello Xiaomi Mi 4, che è fatta in carta riciclata. E all'interno, qui ovviamente c'è il telefono che ho messo sul lato. Possiamo trovare innanzitutto il libretto di istruzioni, che servirà ben poco, con invece la spillina, chiamiamola così, per inserire la SIM card dentro al cellulare. Qui abbiamo il cavetto USB per collegarlo alla presa o al computer. Qui abbiamo l'alimentatore fornito con l'adattatore universale, che è di qua, eccolo qui, più quest'altro cavetto. Ok. In più abbiamo anche una cover in silicone nero e due pellicole per lo schermo. Una tra l'altro io già l'ho installata, quindi l'effetto, diciamo, specchio che dà allo schermo è data proprio da questa pellicola. Allora, partiamo con le misure di questo Xiaomi Mi 4. Abbiamo 6,5 cm di larghezza, 13,9 cm di altezza, 8,9 mm di spessore. Schermo da 5 pollici, prodotto dalla Sharp, ma ne parliamo dopo. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto il materiale è tutto in acciaio inox, e il retro invece è in alluminio. Possiamo notare, faccio vedere in dettaglio com'è. Se mette a fuoco, ok, com'è fatta la placca in acciaio che copre il contorno. Allora, qui abbiamo una fotocamera anteriore, anzi posteriore, da 8 megapixel. Qui abbiamo l'altoparlante e qui abbiamo i sensori di prossimità e luminosità. I tasti non sono fisici, quindi sono entrambi tutti quanti digitali. E qui sulla sinistra abbiamo l'entrata per la SIM, in alto abbiamo l'entrata per il microfono e il sensore infrarossi per gestire le funzioni wifi per i dispositivi come televisioni, lettori DVD, eccetera. Sulla destra invece abbiamo il tasto blocco sblocco e accensione spegnimento del cellulare e i tasti per regolare il volume. In basso abbiamo l'entrata la micro USB e l'altoparlante. Allora, attiviamo lo schermo, sblocchiamolo. Partiamo subito che io ho la versione MIUI V6 e precisamente quella là del 9.26, quindi adesso ne è uscita un'altra, solo che non ho avuto il tempo per installarla. Parto subito con farvi vedere lo schermo, che è bellissimo. Ricordiamo che lo schermo è prodotto dalla Sharp e le fotocamere sia anteriori. A proposito di fotocamere, mi sono dimenticato di farvi vedere quella là davanti, che ha un flash mono LED, e qui ha il microfono per la riduzione dei flusci e la fotocamera da 13 megapixel fornita dalla Sony, scusate, sia questa qua anteriore che posteriore. Lo schermo è bellissimo. A primo impatto, quando mi è arrivato il cellulare, sono rimasto veramente contento, perché non mi aspettavo di avere questo, diciamo, leggendo sui forum dicevano che scivolava dalle mani, che il materiale non era come descritto. Invece posso assicurare che uno non scivola dalle mani, perché la presa è ben stretta, e seconda cosa, i materiali alla fine effettivamente non c'è nulla di plastificato, perché qualcuno diceva che la cover del retro era plastificata, invece non è vero. Tra l'altro, questa cover si può anche intercambiare, ho visto anche come, con una specie di ventosa che stacca questa cover e ne andrà applicata
un'altra. Altre che tra l'altro già stanno quasi per uscire in commercio e sono veramente bellissime. Allora, partiamo subito con farvi vedere il pezzo forte di questo cellulare, che sono i giochi. Poi dopo vi spiego anzi ve lo spiego ora. Innanzitutto partiamo con l'Antutu Benchmark, che ho fatto anche un video a riguardo. Vi faccio vedere solo le caratteristiche del processore. Vabbè, qui andiamo col bilanciato. Questi sono il punteggio che ha raggiunto con il test finale e le info di device. Eccoli qui. Allora, brand Xiaomi Mi 4. Versione di Android 4.4.4. Processore Qualcomm Snapdragon 801. Scheda grafica Adreno TM330, che è dedicata, diciamo, principalmente per i giochi. Risoluzione 1080x1920, quindi Full HD, fotocamera 13.1 megapixel, risoluzione 4208x3120, RAM da 3 GB, spazio del dispositivo da 16 GB, lo fanno sia in versione 16 GB che 64, sono le uniche due versioni. Frequenza 2.5 GHz, che sono tantissimi, anzi forse è l'unico cellulare con tutti questi GHz. Risoluzione 1080x, schermo 5 pollici, densità di DPI 480, che anch'essi sono altissimi. Può fare video in 4K, fotocamera da 8 megapixel, quella là davanti. Batteria da 3100, no, da 3080 mAh. Io l'ho usato da 2 settimane questo cellulare, posso garantirvi che dalla sfilza di giochi che potete vedere in questa cartella, che tra l'altro per chi ne capisce sono giochi veramente pesantissimi e che richiedono molta capacità del processore, la batteria mi è durata fino a sera, ma sera parliamo di 11, mezzanotte più o meno, quindi molto tranquillamente. Partiamo, non so quale gioco farvi vedere, però vabbè, con tanti giochi bellissimi che ci sono, vado con il classico Real Racing, che può dare più una prospettiva, diciamo, qualcuno può fare un paragone su internet vedendo gli altri video, che la maggior parte di tutti quanti ormai usiamo Real Racing per dimostrare le capacità del processore. Ma alla fine c'era Batman, Wild Blood, c'erano giochi veramente più pesanti di questo, e vi posso garantire che in quanto che sui giochi non avete nessun tipo di problema. Fidatevi che io sono un appassionato proprio dei videogame. Posso dirvi inoltre che il riscaldamento su questo cellulare c'è, si sente come tutti quanti, però è molto uniforme. Diciamo che non è che è fastidioso, perché una volta che sentite lo schermo, cioè sentite il cellulare che si riscalda uniformemente, è meno fastidioso su un cellulare che invece si riscalda su un unico punto. Magari la mano sinistra si riscalda, la mano destra no. Qui invece questo problema non lo ritroverete. Facciamo una partita, giusto per dare l'esempio. Andiamo avanti. Qui la grafica è al massimo. Non voglio fare questo, altrimenti non si vedono le macchine. Proviamo questo qui. Vabbè, per fare la fretta c'è sempre. Allora, ok, andiamo qui. Gara. Alziamo un po' il volume. Mettiamo a massimo. Ragazzi, sto girando il video con un Wiko Rainbow, quindi scusatemi se la risoluzione non è al massimo. Ancora non mi sono attrezzato per fare video recensioni, purtroppo. Ecco qui. Tra l'altro sto vedendo dallo schermo del Wiko, non sto vedendo dal mio cellulare. Affrontiamo la curva disastrosa. Ok, penso che
possa bastare per aver capito che questo cellulare regge al 100% questo gioco e fidatevi anche tutti gli altri. Usciamo in modo brusco dal videogioco e passiamo con i video. Andiamo su YouTube, proviamo a mettere un video in Full HD. Mettiamo un trailer HD 1080, prendiamone uno a caso, audio sempre al massimo, qui c'ho il wifi che è un po' scarso, tra l'altro la ricezione è tranquilla, all'inizio non andava tanto bene, poi con l'ultimo aggiornamento hanno risolto tutti i problemi. Andiamo un po' avanti per... Vedete che potete notare che non lagga, il video va fluidissimo, come tra l'altro tutte le applicazioni e tutto quello che fate, non troverete mai il problema. Tra l'altro con 3 giga di RAM avere un problema di lag mi sembra un po' esagerato. Allora, cosa posso farvi vedere? Internet, andiamo su Chrome, andiamo su The Verge, proviamo The Verge come solito facciamo. Ah, The Verge non capisco perché non me lo apre. Vabbè, non me lo vuole aprire. Andiamo su un altro TGcom. Ok, sono appoggiato sul wifi, ripeto, se vedete le tacche del wifi sono completamente zero, però intanto riesce lo stesso a caricare. È più veloce il caricamento, non è così, ed è ovviamente colpa del wifi, però io ve lo faccio vedere giusto per farvi capire come su un 5 pollici di questa densità, com'è vedere un sito internet. Vediamo che il pinch out e pinch in non hanno nessun tipo di problema. Abbiamo anche l'adattamento alla riga, diciamo, dell'inizio di un articolo. Proviamo a entrare su un articolo. Diciamo che non ci sono problemi di navigazione. Vi faccio vedere le mail, il modo di lettura delle mail, solita, destra verso sinistra si cancella, si archivia e si legge. Qui possiamo entrare nelle mail, fare sempre l'ingrandimento, il pinch in e pinch out, non ci sono problemi. Una cosa vi volevo far vedere, che qui in basso, quando entriamo nella toolbar, se vogliamo chiamarlo così, andando verso l'alto, noi eliminiamo una funzione, un'applicazione in processo. Invece, mentre andiamo verso, se andiamo sul basso, la possiamo bloccare e quando cancelliamo tutte, quella rimarrà aperta. Tipo sarà, è comodo se qualcuno va su Facebook e non vuole chiudere l'applicazione, ma continuare a tenerla aperta per essere aggiornato continuamente senza che deve entrare e uscire dall'applicazione. Allora, cos'altro posso farvi vedere? Ah, a proposito, lo schermo, tutti quanti dicono che è in IPS, quando invece non è così, ma è in JDI OGS con la tecnologia ed è ad alta saturazione. Quindi diffidate da coloro che per fare una recensione, che magari lo mettono in vendita, copiano delle schede tecniche che alla fine non sono reali. Io invece mi sono informato molto bene e ho mandato proprio un'email ai produttori per capire precisamente come è fatto questo cellulare. Inoltre vi voglio dire che qui, come nessun altro dice, lo schermo può essere usato sia con guanti che con mani bagnate. Non è una cosa da poco, specialmente per coloro che in inverno ovviamente vogliono
vogliono usare il cellulare, ma hanno i guanti e ovviamente dicono vabbè, ma non posso usarlo perché con i guanti lo schermo non prenderà mai il mio touch. Allora, ultima cosa che vi voglio far vedere, vabbè, il GPS io l'ho usato per navigare, quindi navigare su strada, diciamo, quindi va benissimo, non ci sono problemi. Forse il giroscopio è un po' lento, però non è nulla di grave, subito prende la linea. Qui abbiamo le applicazioni, diciamo, le funzioni veloci, e qui volevo farvi vedere che è possibile attivare questa alimentazione. Che cos'è l'alimentazione? In pratica ci dà la possibilità di usare tutti e quattro processori ad alta velocità, cioè in pratica se vogliamo andare a giocare con due o tre giochi contemporaneamente, andando ad attivare quella modalità, noi avremo i quattro processori che lavorano molto veloce. Però ciò ovviamente vi ricordo che ridurrà la batteria del dispositivo, e inoltre si surriscalderà prima. Infatti qui c'è scritto chiaro, proviamo, impostazione alimentazioni, alte prestazioni o bilanciato. Adesso io ritorno sul bilanciato in modo che facciamo durare questa batteria fino a questa sera. Allora, funzioni extra, no, vabbè, questa è la MIUI. Volevo più che altro dirvi il fatto dei temi, ma tutti quanti bene sappiamo che la MIUI offre tantissima personalizzazione per questo Xiaomi. Possiamo scegliere dei temi e delle suonerie, dei widget, delle tastiere. Possiamo scegliere completamente svariati tipi di temi e di applicazione. Io qualcuno l'ho già installato e ve lo faccio vedere veloce, giusto per farvi capire come funziona. Vabbè, tutti quanti vorranno vedere questo iOS sicuramente, come si trasformerà, come si trasformerà in iOS. Lo facciamo anche se a me non piace assolutamente per niente. Ecco qua, cambiano tutte le icone, cambia lo sfondo dietro che è identico a quello là della Apple. Anche la tastiera va a riprendere le funzioni originali. Ovviamente qualcosa è ancora in giapponese, ma ci sono sempre aggiornamenti che andranno a riparare questi piccoli bug, se così vogliamo chiamarli. Ragazzi, torno un attimo nel tema, mentre parlo torno nel tema e vado a togliere questo obbrobrio torno nella mia impostazione di default, e volevo ricordarvi che io acquisto cellulari solo per fare recensioni, quindi dopo li dovrò vendere obbligatoriamente, perché dovrò avere possibilità di comprare altri cellulari. Qui abbiamo 2 anni di garanzia e io lo vendo in quanto non mi serve e devo comprare un altro cellulare per fare la recensione. Se siete interessati al prezzo o magari a qualche altra cosa, potete commentarmi o inviarmi un'email. Un ringraziamento a tutti. Ciao.